del 2010, stasera Radio Eco incontra i 99 boss e si sono rimessi assieme, finalmente. No, no, stai qua, sarà zanzara. Sarà zanzara, aspetta, sarà zanzara. No, veramente, sarà zanzara, guarda, guarda, giuro. È testimone, è vero che c'è la zanzara, c'è la zanzara. Pensa che mi era sembrato che mi avevi parlato di schiaffo. Guarda, volte guarda Luca aspetta, guarda oh, sei scappato, lo giuro, c'era una zanzara. Basta, facciamo le persone serie. Ok, fai la domanda. Faccio la domanda. La prima domanda: siete tornati a captare le scene, è iniziato un tour e vi ha portato in diverse piazze, avete notato un cambiamento nel pubblico che vi ascolta da quando avete iniziato? È cambiata l'età del pubblico, fondamentalmente è cambiato tutto, sono tutti molto giovani rispetto a quelli della nostra età, qualcuno magari viene pure però non lo si vede perché sta nelle retrovie. È cambiato molto il panorama politico e culturale italiano, quindi insieme a lui è cambiata anche la gente che ascolta la nostra musica, che è rimasta legata ad un bisogno che la nostra musica in qualche maniera gli soddisfa, però non ha secondo me tutti gli strumenti critici per comprenderla fino in fondo. C'è tutta proprio un lungo percorso tra virgolette di rieducazione che dobbiamo fare, ovviamente non lo possiamo fare da soli perché alla fine noi siamo un gruppo musicale. Oh, bellissimo, è Caprigna. Un saluto al giovane Antonio Di Fede. Un'altra domanda, ho avuto modo di ascoltare un singolo Antifa che era disponibile su XL. Chi sono i nuovi fascisti adesso da combattere per le strade delle città o di qualsiasi altro luogo che sia fuori dall'Italia? I nuovi fascisti sono uguali a quelli vecchi, quello che cambia è che adesso vanno un po' troppo di moda per una democrazia. Per cui i loro atteggiamenti più malsani spesso si estendono anche a ragazzi che magari non sono neanche di destra, ma che ne assumono gli atteggiamenti perché incominciano ad andare di moda. Ed è proprio contro questa tendenza, no? a lasciar passare tutta una serie di cose che sono gravissime, come se fossero fatti collaterali, così, che abbiamo deciso di ritornare con una canzone alla fine vecchia, perché Antifa è un tema che li ha assunti come cani da guardia, quello è il problema, cioè che le cose che fanno i fascisti, diciamo, vecchio stile, cioè quello di Forza Nuova, quello di Casa Pound, sono semplicemente fare il lavoro sporco che ufficialmente uno come Brunetta o come Tremonti non può fare. Questo è il pericolo, cioè che hanno un appoggio istituzionale che prima magari c'era il parlamentare nostalgico, oggi invece purtroppo sono organici alla destra di governo, quindi facessi il doppio petto. Sì, voglio dire, possono andare in Israele a chiedere scusa quanto vogliono loro, ma se alle feste dei loro giovani hanno ancora le magliette con sopra scritto credere, obbedire, combattere e il tatuaggio del mezzo busto di Mussolini, le scuse non sono molto sentite, esatto. Evidentemente. Un'altra domanda, so che state lavorando un nuovo album che seguirà a questo tour, avete raccolto in giro per l'Italia nuovi spunti, nuove idee per questo lavoro, già avete chiare le linee su cui lavorare o siete aperti? Siamo aperti, ma abbiamo delle linee già solcate, dentro le quali però ci muoveremo con anarchia. Un sacco di collaborazioni da quelle che uno si aspetta, che sono, che so, gli Assalti Frontali, i Bassotti, i quali tutti e due i gruppi non lo sanno ancora, che non gliel'abbiamo neanche chiesto ufficialmente ancora, che lo diamo per scontato, a quelle che uno non si aspetta, cioè, come per esempio una collaborazione con Stefano Benni, lo scrittore che ci ha dato l'autorizzazione a musicare una parte di Comici Spaventati Guerrieri, che è un libro esagerato, c'è un monologo che noi cercheremo di musicare. E poi c'è anche, probabilmente ci sarà una poesia di Nicky Vendola, sempre musicata da noi, e nell'ambito delle poesie abbiamo trovato uno scrittore in un posto dove di solito gli scrittori di poesie non ci sono. In un carcere, non so neanche precisamente in quale carcere, c'è un detenuto che si chiama Carmelo Musumeci, non so i suoi reati, so che però è condannato all'ergastolo e deve quindi passare la vita dentro a questa, e ha scritto una poesia molto toccante sulla condizione degli ergastolani, noi la musicheremo e ne parleremo, e su
questa grande via, cioè raccontare storie di vita reale di persone che pagano il prezzo di questa società, contro le storie di vita reale dei vincenti che vediamo in televisione, che però sono sempre gli stessi, che speriamo prima o poi inizino anche a perdere. Noi qua a Pisa abbiamo un problema, nel senso che il sindaco vuole spazzare via una realtà importante come Rebeldia, che sicuramente cucina, dove si raccolgono molte intelligenze di questa città. Cosa vogliamo dire sui centri sociali che continuano a lavorare quest'oggi nella realtà a Napoli, a Pisa, a Milano, qualsiasi. Beh, innanzitutto che prima di riportare la legalità nei posti occupati la porterei nei posti di lavoro, così magari evitano di morire 3 persone al giorno mentre lavorano. Poi la riportiamo in Parlamento, così magari lo svuotiamo e creiamo dei posti abitativi eventuali possibili per tutti senza tetto romano. Ringrazio, abbiamo questo breve dico, se loro dicono che noi pomeriggiamo tutto adesso, che invece loro pomeriggiano altre cose. Su questo, non ci piove. Grazie. Riportiamo comunque la legge anche in Parlamento e comunque riportiamocela a noi, voglio dire. C'è una legge sul nucleare. E so che voi avete comunque. Ma il problema non è di legalità o illegalità, perché l'Italia è una repubblica fondata sull'illegalità, cioè tutti i grandi capitali e tutte le grandi carriere hanno avuto dei grossi momenti di illegalità e continuano ad avere rapporti anche con la malavita organizzata che sostengono di combattere, perché altrimenti crollerebbe l'economia. Se domani tutti i tossici si mettono d'accordo e decidono che domani non si comprano la roba, crolla Wall Street improvvisamente, hai capito? Allora, se uno sa questo, il problema non è legalità o illegalità, il problema è quello che serve e quello che dà fastidio, e i posti dove si sviluppano intelligenze non legate necessariamente alle esigenze delle aziende, in un'epoca in cui anche all'università quello che si studia è legato alle esigenze delle aziende, perché purtroppo noi all'epoca facevamo il movimento, la partita, volevamo impedire questo fatto, non ci siamo riusciti e il fatto è passato. Adesso le intelligenze anche pubbliche di chi si iscrive all'università e si laurea sono comunque al servizio delle aziende. Gli unici posti che sono rimasti non al servizio delle aziende sono i posti occupati, e quindi ce li dobbiamo difendere e non ci dobbiamo dimenticare che se non esistessero, se non fossero esistiti, non staremmo neanche qua dentro a fare questi intervista, perché io sarei uno stronzo disoccupato che cerca di fare il professore di filosofia, no, e non avrei mai avuto l'opportunità neanche di immaginarmi di fare una cosa come noi. Il movimento degli anni 60 è stata una fucina per la creazione anche di molte persone che adesso stanno, cioè, ma quanti Oliviero Toscani, Ferrara, Liguori, cioè, quindi, cioè, qua non, o ci vuole, torniamo al discorso, purtroppo il problema è che in Italia non abbiamo, come ci può essere in altri paesi, la destra, abbiamo dei cazzoni, cioè delle persone che non è che dicono io faccio una politica di destra però comunque curo gli interessi del paese, no, cioè non è, cioè siamo arrivati a livelli che la Thatcher, ma io me la sogno, ci metterei la firma per avere 5 anni di Thatcher in Italia al posto, perché almeno era una che comunque con delle politiche scellerate, almeno in testa a lei, stava facendo gli interessi del suo paese. Qua invece abbiamo delle persone che pensano alla casarella, al posto per il cugino, al nipote, alla tipa che si devono scopare, alla cocaina che si devono pippare, e se ne fottono, o addirittura ancora per peggio non hanno proprio manco l'intelligenza per capire quali sono, perché comunque quanta gente, io conosco un sacco di gente che veniva dai centri sociali che adesso sono Claudio Sinatti, cioè è un grande videomaker, ha una sua cultura politica, però tra l'altro lui fa installazioni anche per grandi multinazionali, quindi non è che dici, cioè è uno che esporta la creatività italiana nel mondo ed è nato a Leoncavallo, quindi c'è, cioè, sono pure scemi, quindi occorre più riconoscenza da parte di questi e di altri. Grazie mille. Grazie mille.